La tua lettura di questa gara, 3-0, è arrivata avanti con tante buone possibilità, tante buone iniziative. Penso che ci ha detto nessuno più forte di noi, è iniziato bene poi. L'impatto sembrava quello giusto, soprattutto i primi 15-18 minuti, diciamo. Sembrava che era quello giusto l'impatto, la prestazione sembrava quella giusta. Dopo penso che a livello generale, non solo io per parte dell'altro, ci siamo un po' allungati troppo e non abbiamo preso le misure, le misure giuste per, non solo per difenderci, ma per cercare di fare male. Penso che non è preoccupante. Dopo le prime tre vittorie non è che stavamo con la testa da un'altra parte, adesso due sconfitte, una meritata come quella di oggi, non è che c'è da preoccuparsi, c'è da migliorarsi, così come sarebbe stato anche se oggi andavamo via di gol con un risultato positivo. Senti, i gol di Cavani li possiamo un po' analizzare, perché è vero che Cavani ha fatto dei gol in grande campione, però non sono sembrati irresistibili, c'è cioè, responsabilità della difesa, del portiere. No, ma né difesa né portiere, è funzionalità di quarto avanzato e non c'è un campo anche la difesa. Non era condannare un reparto perché se la palla è arrivata lì è perché non abbiamo chiuso bene in avanti a metà campo, quindi errori che sono da valutare già da domani e a cercare di non ripetere sicuramente. A proposito di centrocampo, ti volevo chiedere come ti sei trovato con questa linea mediana formata da parecchi trequartisti e un Lulic esterno sinistro, insomma, rispetto a Onasi o Gonzalez che garantiva un altro tipo di corsa? No, ma non è l'interprete, è la prestazione in generale da migliorare, non, ripeto, non da preoccuparsi, da fare un bravo, da migliorare, da tornare a cercare di fare quello che avevamo fatto fino a domenica sera, perché oggi c'è qualcosa che a livello generale non è andato, quindi non sono gli interpreti e tutta la squadra che oggi ha fatto una prestazione non all'altezza, diciamo. Sembra un po' ferma sulle gambe la Lazio rispetto alle partite passate. No, non è scusa, non è giusto dare la colpa alle troppe partite, noi ci siamo legati per affrontare tutto, per affrontare il preliminare e anche cercare di vincere, quindi fare i gironi, quindi non è una scusa, non è giusto dire che eravamo stanchi, c'è da migliorare e non da preoccupare a fare un dramma. Noi dobbiamo portare equilibrio non solo tattico sino anche mentale, bisogna essere tranquilli cercando di migliorarci. Senti Gavesi, la mia impressione al secondo gol, insomma, ti siete un po' sbagliati. Non solo al secondo, cioè, a livello generale misure, non è da trovare parole troppo specifiche, sono le misure per contrastare il gioco del Napoli che non sono andate bene, tutto quanto. Senti, ti posso chiedere un po' di cosa? Io guardo tutta la squadra mia, il Napoli è forte, c'è giocatori importanti da un po' di anni che sta facendo bene, non è che l'aspetto io che è una squadra buona. Senti, la Juventus fa un campionato a parte, il Napoli vi siete misurati oggi, la Lazio è uscita dal concia, adesso la Lazio ha l'obiettivo A. Cioè, l'obiettivo di vincere così è di migliorarsi, non è che dobbiamo fare subito un dramma, la prima sconfitta meritata, ricordiamoci bene che domenica scorsa non meritavamo di perdere. Quindi se cominciamo di nuovo come tutti gli anni a pensare che dopo una o due partite perse va tutto male e dopo le prime tre che avevamo vinto siamo dei fenomeni, è sbagliato, dobbiamo portare un po' di equilibrio mentale sia noi come squadra, come società, ma anche l'ambiente, essere tranquilli e cercare di migliorare. Oggi se andavamo via di qua con un pareggio, una vittoria, domani comunque saremmo tornati a Formello per cercare di migliorare quella che non è andata. Quindi tranquilli, non è fare grande. Siccome la critica, l'ambiente spesso ha detto nelle ultime giornate che forse l'Europa League sta distraendo, tu non la pensi così? Come la pensate? No, assolutamente, come ho detto prima, noi ci siamo preparati a luglio e agosto per affrontare queste due o tre competizioni perché dopo arriverà la capitale. Non è che ti togli energie, ma apposta non ci siamo allenati due mesi o quello che è per affrontare con la giusta, con il giusto equilibrio mentale e fisico quello che c'è da fare. Senti, il gol annullato a Close, signore Close oppure perché è arrivato l'arbitro che ha Close, possiamo avere merito per questa qui che era toccato dalla mano, per stare all'arbitro vicino, lui che è andato e poi è toccato dalla mano. Speriamo che questi gesti siano ricambiati. Grazie. Grazie. Grazie.